Questa è la puntata in cui veniamo al sodo, ovvero come si usano gli ombretti. È molto importante preparare la palpebra all'applicazione dell'ombretto e questo si fa applicando o un primer oppure un correttore. Questo passaggio è particolarmente importante perché fa sì che l'ombretto non finisca nelle pieghe della vostra palpebra, che duri tutto il giorno e soprattutto che la resa del colore sia fedele a ciò che noi vediamo nella cialdina. Vi posso assicurare che per creare qualsiasi tipo di look non avete assolutamente bisogno di avere 1000 pennelli diversi, infatti personalmente credo che vi bastino semplicemente 3 pennelli diversi. Pennelli grandi, come questo, servono a sfumare i colori più tenui, mentre i pennelli più piccoli, come questo, servono a posizionare i colori più scuri o comunque i colori più intensi. I pennelli più piatti sono più utili ad applicare colori metallizzati, mentre i pennelli un pochino più fluffosi, più morbidini, servono ad applicare i colori opachi. Diciamo che la regola più ignorata e che compromette di più la buona riuscita del vostro make-up in realtà è la corretta impugnatura del pennello e soprattutto il suo posizionamento rispetto alla pelle. Infatti il pennello va tenuto perpendicolare rispetto alla pelle, non così e non così, perpendicolare, e possibilmente dovete usare uno specchietto tipo questo e metterlo leggermente in basso. Questo è il miglior modo per applicare gli ombretti, in quanto la palpebra sarà distesa, non farà grinze e farà sì che l'ombretto venga sfumato in modo uniforme senza infangarsi in nessuna pieghetta. Impugnare il pennello verso la fine del manico fa sì che voi avrete meno controllo, il che è perfetto quando voi ad esempio state applicando dei colori più chiari e volete le sfumature più diffuse, più soft. Mentre impugnare il pennello vicino al manico vi permetterà invece di posizionare, di sfumare il colore in una zona più concentrata e in modo più intenso. Gli ombretti Ez sono pensati per essere usati sia da bagnati che da asciutti, quindi wet and dry. Si preleva il prodotto, l'ombretto, e si spruzza un pochino la setola con uno spray fissante e si procede all'applicazione sulla palpebra. Quando usate i colori opachi da bagnati, la texture sarà un pochino più sottile, più trasparente ed è perfetto per andare a costruire una base omogenea su cui ad esempio potete anche sovrapporre i colori più brillanti.